entrambi. Vai. Ciao a tutti, sono Ivan Venturi, rappresento una società che si chiama Ticom Blu. In verità, sì, vi racconterò di Emeric che pubblichiamo da lunedì mattina, è il secondo capitolo, però in verità varie ed eventuali. La prima cosa che vi volevo dire, volevo ricordare a quelli di voi che volevo dire a quelli di voi che ancora non ne fossero da conoscenza, che il 9, il 10 e l'11 maggio facciamo a Bologna lo Svilupparti. Quanti sanno cos'è lo Svilupparti? Oh, allora, vabbè, lei la riconosco. E allora, Svilupparti sono tre giornate che facciamo a Bologna all'archivio videoludico, e quest'anno è la quinta edizione. È una, diciamo, un appuntamento nato veramente per scherzo, ma che in qualche modo ha dato corpo a una necessità che avevamo tutti quanti, che è quella di incontrarsi. Svilupparti è una festa, come dice il nome, nel senso che di base, c'è qualcun altro che ha partecipato allo Svilupparti, di base è basato su presentazioni di videogiochi in maniera molto informale, e prende un contesto che non è commerciale, cioè non è una fiera e non è neanche una conferenza, nel senso è una cosa abbastanza incasinata, per la verità. Però la cosa più importante è che c'è la birra gratis, già dall'anno scorso, offerta da Svil for Developers, birra artigianale tra l'altro, poi sì, avevamo anche il pane salame in realtà, quindi insomma è una buona occasione. L'edizione dell'anno scorso comunque una cinquantina di nuovi giochi c'erano, insomma è divertente e molto utile, ecco, cioè ci sono nate tante cose durante lo Svilupparti. Allora, quanti di voi conoscono, qualcuno ce ne sarà spero, il videogioco di Nicola Semeric, che è Inquisitore, che abbiamo fatto l'anno scorso? Beh, insomma, ok. Ecco, l'anno scorso abbiamo fatto il capitolo 1, adesso pubblichiamo il capitolo 2, di cui vi racconto però un po' di cose, cioè vi racconto la genesi di questo videogioco, che è un ciclo di videogiochi. Allora, questa è la copertina del Villaggio, che è il gioco che iniziamo a vendere in prima edizione aperta da lunedì. Allora, vabbè, quello sono io nel 1989. Simulmondo, qualcuno la conosce? Ok, comunque è stata la prima software house italiana di videogiochi che io ho cofondato. Ho pubblicato il mio primo videogioco nel 1987, qualcuno di voi non era ancora nato nel 1987 forse, e vabbè, qua sono varie fasi. Quello è il periodo fricchettone di Simulmondo, quando pubblicavamo Dylan Dog e Diabolic in edicola. Lì c'è, in basso a destra c'è Riccardo Cangini di Artematica, qualcuno lo conoscerà. Fase successiva, una società che quando mi sono messo in proprio ai primi anni 90, che si chiamava Colors, sempre a Bologna, ancora più fricchettona di Simulmondo, e poi nel 2003 ho cofondato Ticom Blu, che adesso si chiama Ticom Blu ma è nata come Koala Games, nome perfetto per un'azienda di Bologna, che infatti ha il Koala Bologna, come voi sapete. E poi a Roma invece, questo è Alessio Falsetti di Magimotion, e questo vestito da gatto con gli stivali è Paolo Canonici, il suo socio. Beh, insomma, con loro abbiamo iniziato, cioè io con loro collaboro da una quindicina d'anni ormai, per mille cose, e insieme a loro, insomma, nel 2006 è successa una cosa, ovvero che ho scoperto sto libro qua. Cioè, per caso ho letto un libro di Valerio Evangelisti su Nicola Semeric Inquisitore, che sto personaggio storico realmente esistito, cattivissimo, perché è un inquisitore medievale, e sono rimasto, insomma, fulminato, nel senso, io era bene o male 20 anni che non facevo videogiochi di questo tipo, perché da quando mi sono messo in proprio ho cominciato a fare advert game, learning game, serious games, che roba che ai miei tempi non si chiamava ancora in questo modo. E però leggendo sto libro qua ho detto, cavolo,
sarebbe bello fare un videogioco, era perfetto proprio. E quindi insomma, ridendo e scherzando, abbiamo cominciato a chiacchierare con gli agenti dell'autore, che l'autore tra l'altro abita a 500 metri da casa mia, perché è bolognese, e mi sono trovato in mano i diritti dei libri dalla Mondadori, insomma li ho comprati. E insieme ad Alessio avevamo di Magic Motion in progetto di fare un piccolo adventure PC usando Wintermute, che è un framework che consente di fare in maniera molto semplice degli adventure per PC. E questo è uno dei primi ambienti che abbiamo realizzato, che tra l'altro è uno degli ambienti iniziali anche del capitolo 2, il villaggio. Questo è il villaggio di Calcares, sto postaccio. Poi c'è stata una fase 2, cioè Unity, diciamo, ha preso il sopravvento. Insomma, quindi abbiamo portato la tecnologia, vabbè, questo non c'entra niente con Unity, nel senso che è uno degli artwork che abbiamo fatto per il gioco. Comunque abbiamo tradotto la tecnologia, cioè l'abbiamo riscritta, non è che l'abbiamo tradotta, in Unity 3D. Quindi il gioco da 2D e mezzo, quindi fondali pre-renderizzati, poi pistolati a mano dal disegnatore, siamo passati a geometria 3D, nella quale comunque cercavamo di mantenere un mood da illustrazione fantasy, diciamo, quindi il 2D e tre quarti lo chiamiamo. E insomma, poi porco Giuda, è uscito l'iPad, cioè è esploso l'iPad, e poi a un certo punto iPad 2, iPad 3, quando è uscito l'iPad 3 abbiamo dovuto ridisegnare un fottio di roba perché hanno raddoppiato la risoluzione. Quindi insomma, io da questa esperienza ho imparato che dal momento che ti metti su un progetto e cominci ad aprire i rubinetti della produzione, meglio che corri, perché non sai mai cosa può succedere tra sei mesi. E questa è una cosa che, ridendo e scherzando, un progettino che era piccolo è diventato una roba grossa. Quindi, appunto, questo l'iPad 3, cioè voi non avete idea delle parolacce che abbiamo pronunciato ad alta voce quando è uscito l'iPad 3, che siamo contenti per gli utenti, però a noi è costato più di 10.000 euro comunque di disegnare tutta sta roba qua. E poi, ecco, quello che era un'avventura piccola è diventato, cioè si è ingrandita, quindi ha passato una certa linea rossa, una fascia ibrida, che ci obbligava ad andare più in alto. Quindi diciamo sono nati 4 capitoli. Il primo è quello che abbiamo già pubblicato, il secondo è quello che in prima edizione aperta italiana iniziamo a pubblicare lunedì. Quelli sono gli altri due che spero di fare nei prossimi anni. Quindi, prima era una cosina piccola, economica, eccetera, invece adesso è diventato, vabbè, questa è la copertina della peste, il primo capitolo, ed è diventato una cosa più grossa, quindi ogni capitolo costa 250.000 euro di fatto. Quindi noi siamo una società comunque abbastanza piccola, e mettere assieme i soldi, questo è un videogioco indipendente, quindi abbiamo messo i soldi insieme noi, per, cioè, che non significa che li ho messi io di tasca mia, perché non li ho, però diciamo Ticon Blu, abbiamo venduto parte della società a un gruppo che ha cofinanziato il progetto, poi banche, poi abbiamo messo utili, bla bla bla, insomma, siamo riusciti a mettere assieme i soldi necessari per fare questo progetto. Poi ho avuto, dato che Niklas Emmerich ha scritto un libro, il Directorium Inquisitorum, il testo giuridico dell'Inquisizione, insomma mi era venuta l'idea, ma facciamoli in latino, cioè così, dato che primo videogioco della storia in latino, in effetti è la cosa che funziona, perché appunto alla Game Connection, questo è il primo videogioco in latino della storia, però, cioè nel senso che in 5 secondi io ho spiegato comunque l'anima del gioco, perché a volte magari tu devi presentare la cosa a un buyer, allora il mio è uno strategico in ambientazione spaziale ma con delle note fantasy che si basa su una... cioè, pum! E questo diciamo è stato un grande vantaggio per il progetto, nel senso che di fatto è l'unico videogioco in latino della storia, perché siamo stati solo noi pazzi scriteriati a farlo. Però sono 100 cartelle di testo la prima puntata, 100 cartelle di testo doppiate in italiano, latino ed inglese,
insomma è stato un massacro, due latinisti al lavoro per un anno e mezzo, poi un lavoro filologico della Madonna, perché il latino medievale non è quello che usavano i romani, ci sono pochi testi, insomma. E poi l'altra cosa, dato che il primo latinista era un non vedente, che ha collaborato con me, quindi pensavo sì, però poi come faccio a farglielo giocare? Quindi abbiamo deciso di farlo accessibile ai non vedenti, cioè una persona cieca può giocarlo interamente, semplicemente c'è Emmerich, cioè l'adventure, se ci pensate, si presta abbastanza a essere raccontato, cioè le ambientazioni, il protagonista può fare da narratore, dire di qua c'è questo, di qua c'è quell'altro, eccetera. Quindi l'abbiamo reso accessibile ai non vedenti, poi dopo vi dico due parole di più su questo. E poi è giunta l'ora, quindi 16 novembre 2012, anno domini, e l'abbiamo pubblicato in Italia, questo è il flash mob che abbiamo fatto il 16 novembre, nel senso che abbiamo fatto una processione di due ore per il centro di Bologna vestiti da domenicani zombie, eravamo in 20, avevo chiesto il permesso alla questura eccetera, perché andavamo in giro con le facce mascherate, quindi ogni poliziotto che vedevamo ci guardava, telefono eccetera, e l'abbiamo pubblicato direttamente, cioè completamente autopubblicato, e quindi all'inizio si poteva comprare solo attraverso il nostro sito. E però Emmerich ha una grande entusiasmo, ha una comunità molto, è una nicchia, nel senso che ogni libro è letto in Italia da 40-50 mila persone, e però si è riusciti, lavorandoci in un certo modo, a costruire una community molto forte. Cioè adesso la pagina Facebook ha 12.500 fan, però abbiamo una community insomma reale, perché Nicolas Emmerich è un personaggio abbastanza difficile da digerire, ma se ti piace un casino. E quindi insomma sono stati entusiasmanti onestamente i primi 15 giorni, perché appunto la community effettivamente si è riusciti a costruirla, quindi significa che noi dal nostro sito vendevamo direttamente, cioè noi spedivamo le DVD box, vendevamo le copie digitali direttamente. Questo significa anche risparmiare un costo di distribuzione micidiale. Poi abbiamo avuto appunto la nostra community non è solo di giocatori adventure, è anche di giocatori adventure, non è solo di lettori di Emmerich, insomma siamo riusciti a intercettare tutta una serie di utenze di tipo diverso. Ma la sorpresa pazzesca sono stati non vedenti, nel senso che non ci aspettavamo neanche lontanamente un successo del genere per nella comunità dei non vedenti, nel senso che adesso è una cosa che, per dire, ha cambiato moltissimo i nostri calcoli. Noi abbiamo in produzione varie cose, cioè stiamo programmando una sorta di, cioè un calendario di uscite di audio game, giochi che sono anche per non vedenti, e insomma c'è stata una grande risposta, a parte l'uscita iOS Italia, sulla quale ho fatto una serie io di minchiate enormi, nel senso che il 16 novembre siamo usciti con una versione che insomma aveva tutta una serie di problemucci eccetera, però ne aveva uno grosso, che non era accessibile su iPad e iPhone. Però noi pensavamo, ma quanti non vedenti vuoi che abbiano l'iPad? Tutti hanno l'iPad, perché l'iOS è praticamente, ma anche il Mac, la piattaforma più accessibile del mondo. Cioè ci sono dei sistemi, il rotore, è una cosa pazzesca. Quindi dal momento che è uscito l'iOS, l'iPad, si è sviluppata quest'onda lunga, potentissima, di entusiasmo nella comunità dei non vedenti, non solo italiana, tutto il mondo. E questi hanno visto che c'era un gioco come Emmerich, che si sono resi conto che comunque era
non dico mainstream, però non era neanche il giochino fatto per te poverino che non ci vedi, era un gioco normale. Poi è un gioco politically correct, nel senso è veramente scorretto Emmerich, cioè lui è veramente un bastardo, e quindi un gioco da adulti. E quindi i primi giorni abbiamo visto una centinaia di download al giorno per l'Italia, è uscito solo in Italia, e poi a un prezzo alto, perché costava 5,99 e 7,99, cioè l'abbiamo posizionato subito in alto. Diffidate dello 0,79, perché cioè, se un gioco vale, il giocatore lo paga, cioè, e lo vuole pagare. Comunque, fatto sta che entravi nell'applicazione e il menu iniziale non era accessibile per non vedenti, cioè semplicemente non ti diceva che eri nel menu, e quindi è successo un casino. Cioè io ho passato il primo fine settimana da quando siamo usciti a stare sui gruppi, sui Google Groups, a parlare con gli utenti non vedenti eccetera, perché c'era una di queste in particolare che aveva generato un flame della Madonna, cioè sono rimasto secco, cioè ho visto che parlando di Emmerich che ho scoperto sto bubone che era esploso. Fatto sta che comunque mi sono dedicato 24 su 24 a sta cosa qua, e poi alla fine la cosa è diventata quasi insomma favorevole, nel senso che mi ha permesso di entrare a bomba in tutta una serie di comunità. In verità noi prevedevamo, dato che c'era endematica la settimana successiva, di fare immediatamente dopo la taratura presso questa fiera della disabilità con i non vedenti. Dovevamo 25 postazioni iMac con l'audio game, quindi eravamo già pronti, ma io non mi aspettavo un successo così. Però in questo caso io ho perso comunque sicuramente un bel po' di vendite, perché poi è diventato accessibile solo il 20 dicembre, cioè ci abbiamo messo dei mesi. Poi sapete che su iOS non è che fai l'aggiornamento in due giorni, fai la cosa, te la rigettano, bla bla bla, specialmente poi sotto Natale. Poi, vabbè, 16 novembre, quando andammo alla Game Connection Parigi 2012, di cui raccontava Talita, che per noi è stata proprio, per me in particolare, che era 20 anni che non facevo videogiochi, quelli che voi tutti considerate videogiochi, faccio videogiochi di altro tipo, e è stata la svolta. E io ero andato là con l'idea di no, ma ce lo pubblichiamo da soli, indipendenti, in tutto l'UE. Sono andato alla Game Connection, sono tornato e ho detto col cavolo, cioè sono reso conto del casino infernale che è il mercato, la distribuzione, non mi ci soffermo perché bisogna andare nel tecnico, ma se vedete allo Svilupparti, dove parliamo molto di soldi, ne parleremo. E quindi là ho incontrato MicroHits, Anuman, qualcuno conoscerà Siberia, ecco. Quindi Emmerich adesso è nella famiglia di MicroHits insieme a Siberia, perché è arrivato Lio Grassiano, che era stato il fondatore di MicroHits, che è arrivato e ha detto voglio questo. Cioè quindi è stato molto veloce, quindi per Emmerich è diventato appunto quella che poi è diventata l'edizione MicroHits, che è uscita il 2 luglio e che adesso pian pianino comincia a uscire in retail nei vari paesi del mondo eccetera. Le pubblicazioni sono una cosa molto lenta, cioè non c'è un day one importante, ma è molto più lunga la cosa. E poi a febbraio 2013 abbiamo fatto un grosso update, perché quando abbiamo pubblicato la prima puntata, il 16 novembre, poi solo in Italia per fortuna, perché sennò avremmo fatto il botto, aveva delle problematiche, cioè poi ne sono rimaste anche di problematiche, però lavorando a stretto contatto con la community abbiamo capito che tutta una serie di cose era un po' troppo corto, c'erano insomma tutta una serie di pippe che abbiamo sistemato, abbiamo fatto quindi un grosso upgrade e abbiamo fatto praticamente l'edizione definitiva qui, e qua abbiamo pubblicato anche la versione internazionale dell'audio game, che ci ha dato grandissima soddisfazione. Ma proprio, se cercate Inquisitor Audio Game, adesso non so quante ne butti fuori Google adesso, ma vi saltano fuori 2 milioni e mezzo di voci,
perché ci siamo solo noi. Cioè, tutti gli altri audiogame sono sciocchezze, il nostro sono 8 ore di gioco recitate. Emmerich, quando dice, quando c'è il caricamento, non è che dice c'è la sintesi vocale, caricamento in corso, dice sto caricando. Cioè, è il pathos, diciamo, non scende mai, è tutto, è veramente fuori di testa. Cioè, è un prodotto che per i non vedenti rappresenta una cosa unica. Quindi, diciamo, da questo, siamo abbastanza contenti di Emmerich 1. Allora, parte, salute ad Artbit Interactive. E allora, a parte i tempi di rendicontazione, allora, lavorare con un publisher, grosso specialmente, significa che si va a trimestri. Quindi tu vieni pagato, la rendicontazione delle tue vendite te le fanno nel trimestre successivo alla loro rendicontazione, su quello che effettivamente hanno incassato. Quindi, insomma, significa che possono passare 6-9 mesi prima che vedi il grosso dei soldi. E se un gioco ti è costato 250.000 euro, stai ripagando dei soldi a banche, eccetera, sei esposto finanziariamente, aspettare un anno in più, insomma, non è così comodo. Poi gli errori fatti, cioè nel senso che per i modelli 3D di Emmerich sono spigolosi, cioè ha vari difetti il gioco, e quindi potevamo fare meglio tante cose. Poi ho imparato alcune cose che non aiutano la vendita. Per esempio, mettere sulla copertina del vostro videogioco un Cristo urlante non aiuta la vendita. Cioè, incredibilmente, non è una cosa che favorisce la vendita. Idem, riempirlo di torture a scoiattoli. Torture, una tortura, poi una torturina, cioè, e poi di cadaveri, di gente putrefatta, di cioè, quindi una roba molto macabra, anche quello non aiuta esattamente la vendita, cioè, perché diciamo piace l'horror, però a parte una certa fascia da prodotto AAA, però se no l'horror che c'è nei giochi adventure è molto soft, perché gli adventure sono maggiormente giocati dalle donne. Poi i casual adventure, quindi gli adventure anche un po' più piccolini, hanno un pubblico femminile enorme. Pensate che gli hidden object hanno un pubblico prevalentemente femminile, fascia di utenza 20-60 anni, cioè sono donne dai 20 ai 60 anni, con un particolare focus sui 40-45. Insomma, quindi queste, magari il signore giocano con i bambini che girano attorno, e insomma, i cadaveri, ecco, se li dovete mettere li fate putrefatti. Quindi lunedì prossimo pubblichiamo il capitolo 2, il villaggio, in prima edizione aperta, memori di quanto è successo. Cosa significa? Che ci rivolgiamo esclusivamente alla nostra confraternita dell'Inquisitore, cioè la nostra community, e quindi no, abbiamo fatto una a livello di stampa generalista, per esempio la stampa qui presente, io non ti ho mandato nessun comunicato stampa, niente, non abbiamo fatto nulla, perché ci rivolgiamo solamente alla nostra community, e con particolarissima attenzione ai nostri confratelli e consorelle non vedenti, perché noi li conosciamo tutti. Cioè, avendo fatto la vendita diretta, abbiamo il contatto diretto. Quindi sappiamo esattamente quanti sono, sappiamo esattamente, no, ve lo dico dopo una settimana, però alcune stime di vendite possiamo farle, diciamo qualche calcolino possiamo farlo. Poi c'è un altro punto importante, che facciamo la vendita diretta tramite il nostro sito, e con questo scherzetto ci risparmiamo su ogni vendita il 27%. 27% vuol dire che di 14,99 euro che noi che costa il gioco in prima edizione aperta, che dà accesso a tutta una serie di bonus, bla 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 bla,
a noi arrivano in tasca 14 euro. Sapete, su iOS c'è il 30% della Apple, ma anche solo l'IVA, però il nostro è un prodotto per non vedenti, quindi l'IVA è al 4%, rispetto al 22% sono 18 punti percentuali di differenza, cioè significa che puoi vendere un 20% di copie in meno che ci guadagni uguale. E poi ci siamo fatti il nostro shop, nel senso che vendere non è così facile, deve esserci una gestione utenti, fatturazioni, bla bla bla. Quindi l'abbiamo messo in piedi, anche questo ci fa risparmiare un ulteriore 10% di provvigione dei vari Fastspring e così via, che sono gli shop elettronici, cioè quelli che servono non Steam, semplicemente il fatto di poter vendere online comunque ha un costo. E abbiamo un dialogo già iniziato e che continueremo intensissimo con i nostri utenti, senso che stavolta noi pubblichiamo la cosa, ma da subito cioè il gioco è finito, è completo, è giocabile, ma già noi abbiamo una serie di cose che abbiamo intenzione di migliorare, però stavolta insomma la facciamo proprio così, nel senso che questa prima edizione aperta serve in maniera che di registrare i feedback in tempo reale e attraverso due modalità, diciamo la lista dei casini, cioè la to-do list, cioè nel senso qua non funziona, qua è una rottura di scatole, eccetera, e poi anche la wish list, nel senso che comunque sono 400-500 teste che ragionano, 400-500 creatività differenti, e chissà che non saltino fuori delle buone idee. Poi noi insomma abbiamo preventivato delle riconoscimenti, anche cose molto concrete per chi ci darà una mano. E poi stiamo tentando, e non ho assolutamente idea di come andrà, una specie di crowdfunding diretto, cioè nel senso, se dato che noi abbiamo avuto davvero un sostegno molto forte da parte della community, in quanto siamo stati gli unici pazzi scatenati a fare un gioco per non vedenti, e quindi insomma vediamo se per alcune cose è un modello che è applicabile, quindi ci proveremo, ma se in qualche modo qualcuno dei nostri utenti volesse contribuire proprio anche in qualche modo alla produzione, siamo strutturati per permettere questa cosa. E poi, una volta che avremo fatto questo, solo dopo faremo l'edizione scatolata, l'edizione che per GameStop e che Adventure Splendid venderà sul proprio portale, quando avremo realmente finito, cioè, e quando avremo realmente finito significherà che avremo messo dentro anche questo lavoro che facciamo con i nostri utenti. E dopo questo poi facciamo l'edizione internazionale, nel senso che Anuman, cioè MicroHits, pubblicherà una versione che sarà quella figlia di questa attività. Quindi per Emeric ho terminato. Vi ricordo nuovamente lo Svilupparty a Bologna 9, 10, 11 maggio. Davvero, cioè non sto neanche a dire, però è imperdibile, cioè il 9 facciamo Svilupparty Beta, che è una parte un po' più frontale, diciamo siamo noi piccole aziende che diciamo raccontiamo delle cose molto specifiche e immediatamente utili. Sabato e domenica è una presentazione dietro l'altra, tra l'altro per i ragazzi del Polimi. E adesso poi, io ne ho già parlato con Pierluca, ma visto che siete così tanti, io avevo riservato uno slot, adesso vediamo di riservarne due. Cioè ci ragioniamo, però mi sa, avete un sacco di roba da far vedere, quindi mezz'ora non vi basta di sicuro. E quindi ecco, venite perché è una bella occasione. Allora, poi termino invece con una cosa che non c'entra nulla con Emeric, ma che ho piacere di farvi vedere. L'audio. Ah, pardon.
Questo è Albedo Eyes from Outer Space, che è l'opera di Zago, che qualcuno che bazzica in divolte magari avrà sentito nominare. Comunque è un videogioco indipendente che si chiamava Longhi 3 fino a un po' di tempo fa, e che verrà pubblicato da Merge Games, e che come Ticon Blue ho avuto il privilegio di produrre. È stato fatto da una persona sola. Tutto quello che avete visto è praticamente preso real time dal gioco. E direi che ho concluso. Grazie a tutti. Ah, e buona Gemma, naturalmente. Okay. Domande? Avete domande per Ivan? Domande per Ivan? No, quelli di Doom and Destiny non possono fare domande per Ivan. Il messaggio che vorresti dire? Tre cose. Ah, vai, non ti avevo visto. Prego. Sì, la versione italiana non è censurata, quella internazionale sì. Il secondo non so come faremo a censurarlo, perché è tutto cadaveri, cioè è nel villaggio degli appestati, cioè è pieno di morti putrefatti, perché perché se fai una saga e la fai in così tanto tempo, comunque devi garantire che ogni gioco sia totalmente autonomo. Il secondo ha una meccanica adventure di tipo diverso, mentre Emmerich 1 aveva un tipo di indagine più parallela, cioè tu indagavi su vari filoni in maniera più parallela. Questo invece, a parte che è grosso più del doppio del primo, mea culpa che sono bravo a fare i calcoli sui progetti altrui ma non sui miei, è gigantesco Emmerich 2, e invece è estremamente più lineare. E poi c'è il multiprotagonista, cioè ci sono due confratelli, c'è Nicolas Emmerich e Giacinto Corona da Valladolid. Tra l'altro non vi ho fatto vedere il teaser, mi sono ricordato in questo momento. Però sì, sono abbastanza diversi. Beh, giustamente, nel senso che assolutamente un rischio, ma proprio, cioè fare una quadrilogia con un personaggio con dei cristi urlanti in copertina, proprio una cosa che sconsiglierei completamente. Però diciamo che Emmerich, appunto, per fortuna ha avuto alcune particolarità, e poi diciamo comunque a livello, cioè non è un, onestamente, insomma, è dignitoso come gioco e sono dignitose anche le vendite, cioè siamo, come dicevo, abbastanza contenti. Però è tosto fare una quadrilogia. Sicuramente una volta che avremo fatto anche il capitolo 3 e 4 varrà il doppio di tutti e quattro i volumi messi assieme. Cioè Dracula, per esempio, la raccolta che è stata pubblicata da Numan 1, 2, 3, 4 ha venduto un botto. C'è anche GameStop, ha fatto il riordino in Italia, per dire, ad Adventure Planet, cose folli, perché a quel punto lì, quando sarà la saga completa, sarà come se fosse un prodotto di tipo nuovo. Però te lo racconto quando arriviamo alla fine, naturalmente. Altre domande? Ok, grazie ancora. Bene.